Sociale, minori a rischio, oggi che nel post-pandemia la situazione è peggiorata, con richieste sui territori di ascolto ed anche di supporto. Riprendere progettualità a favore del recupero dei minori e del recupero scolastico dei minori. Sono queste le linee delle priorità per la città di Sarno, tracciate dalla neo consigliera Maura Falciani. Esponente dell'Italia Popolare, entra nel Parlamentino cittadino in seguito alla nomina d'assessore dell'avvocato Antonio D'Angelo. Un percorso nuovo dunque per la professionista sarnese, sempre in prima linea sul sociale. L'emozione di rappresentare Sarno e insomma di non disattendere quelle che sono le aspettative dei cittadini nei miei confronti. Innanzitutto, vabbè, li ringrazio per i voti e per la fiducia e spero insomma di fare un lavoro utile per la nostra amata Sarno. È particolarmente affezionata a qualche progetto per la città di Sarno. Beh, io spero di poter fare qualcosa per il sociale perché in passato mi sono occupata di minori a rischio e oggi purtroppo è ancora, insomma, all'ordine del giorno questo argomento, insomma, è molto delicato e noto che nel paese si sono perse, diciamo, determinate progettualità a favore del recupero dei minori e soprattutto diciamo, a favore del recupero scolastico dei minori. Purtroppo la pandemia non ha fatto altro che alimentare quelli che sono i disagi giovanili che, diciamo, sono per antonomasia appartenenti all'adolescenza e quindi la pandemia con tutte le frustrazioni, le paure che ha portato, ha aumentato ancora di più determinati disagi. Quindi ecco, vorremmo concentrarci un po' su quelle che sono le progettualità utili per i giovani affinché insomma, possano continuare a vivere nel loro paese, a continuare a studiare e andare avanti. Restare nel proprio paese, questo è un po' un sogno. Eh beh sì, purtroppo non è facile restare perché il lavoro, le aspettative, insomma, oggi sono un po' carenti e quindi onde evitare questo bisogna creare nuove opportunità. Ecco, io spero di poterle creare insieme a tutto il gruppo consiliare queste nuove opportunità affinché i ragazzi restino nella nostra Sarno.